Ecco qui un difetto comune sul 1.6 o 2.000 multigetti Fiat Alfa in questo caso. E qui, come potete vedere, abbiamo un iniettore che è completamente ricoperto da catrame. Questo succede quando comincia a perdere la guarnizione in rame montata tra la testata e l'iniettore, comincia a trafilare, il gasolio esce, il calore del motore va a creare questa patina e via. Adesso dovremo tirare via l'iniettore, cambiare la rondella, pulire tutto e rimontare.